La scuola non si limiterà a una parte, la parte iniziale che precede la vita lavorativa, ma si dovrà tornare a formarci via via che la tecnologia evolverà. Questo è una costante ormai negli ambiti più tecnologici, si diffonderà questo bisogno. È chiaro che queste tecnologie influenzeranno anche il modo stesso di esprimere la creatività, quindi deve essere un'occasione per ripensare il modo di insegnare, non per trasportare su PDF gli appunti che avevamo prima o le note che avevamo prima. Sfruttare per esempio la robotica come supporto all'apprendimento è la nuova frontiera della scuola digitale, sfruttare le interfacce che abbiamo anche per dare potenzialità alle persone che hanno forme di disabilità anche intellettive, per sostenere l'apprendimento. Quindi a me piace parlare di learning support, cioè di supporto all'apprendimento, non di somministrazione di contenuti in modo digitale.